Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Non sarà facile neanche oggi. Non sarà un impegno semplice perché la Lazio è la squadra che ci sta inseguendo. Noi siamo a 4 punti dalla Champions e a 4 punti dalla Lazio che è sotto di noi. Questi 3 punti non sono solo importanti per la rincorsa. Sono importanti per non farci raggiungere quasi da una squadra che è in forma. Per fortuna con la pausa per le nazionali tutti i nostri ragazzi sono freschi e riposati. Io ho aumentato di un minuto il tempo della partita. La difficoltà è sempre campione per quelli che me lo scrivono qui sotto nei commenti. Sì, è sempre campione come si legge in ogni schermata. Per vedere se riesco a fare un pochino di più con un minuto in più. Quindi andiamo a vedere cosa succede. Tra l'altro la Lazio storicamente è la mia bestia nera. Già l'anno scorso con la Sampdoria mi ha fatto penare. In questa stagione devo assolutamente riuscire a portare a casa i 3 punti e spero di riuscire a farlo grazie a Ricky Kishner, che è l'ex, ma è anche l'uomo che mi ha fatto veramente tantissimi gol, ha fatto la differenza. Mi piacerebbe avere quei 3 lì davanti della Lazio, Immobile, Felipe Anderson, Keita, sarebbe un bellissimo tridente. Ma io mi accontento dei miei uomini perché secondo me sono i migliori del mondo, tutti a parte Rashford. Attenzione perché la Lazio è partita subito con lo stesso piglio che ci aveva fatto dannare contro la Roma. Keita. Ancora Keita, mette il pallone dentro, mettiamola fuori noi, però ci arriva ancora la Lazio. Gol dell'1-0 dopo 3 minuti. Gol dell'1-0 dopo 3 minuti. Di Ciro Immobile. L'avevo appena detto. La Lazio mi sembra partita con lo stesso piglio della Roma. Palla messa dentro, la mettiamo fuori e non c'è nessuno che va a coprire su Immobile. 1-0, Ciro Immobile, che tra l'altro era un nome che volevo provare a prendere nel mercato, ma costava troppo. E ci ha purgato. Dentro per Kishna. Kishna vede che si è staccato Berardi. Cerca di servirlo. La palla deviata. Poi Berardi riesce in qualche modo a prenderla. Dentro per Belotti. Belotti in area. E c'è subito il gol del Gallo. Che pareggia i conti. Da una parte Immobile. Dall'altra il Gallo Belotti. Ma che palla gli ha dato Berardi? Ma Berardi da numero 10 è fortissimo. Anche se sta giocando in appoggio. Guardate qui. Berardi se la va a prendere. E poi serve una palla incredibile a Belotti che lo fulmina con una freddezza atroce. 1-1. Subito il Gallo Belotti anche col mancino. È una partita abbastanza strana, non ricordo un 1-1 dopo 8 minuti praticamente, 7 addirittura. Don Sa con una palla bruttissima riesce a servire Magnanelli, che vede ancora una volta il suo compagno, eccolo qui, Belotti si appoggia a Magnanelli. No ragazzi, si è fatto male il capitano, si è fatto male Magnanelli. Sensi mi dispiace, non mi piace, metto dentro Sturaro, ma non va bene così. Kishna, tra le linee, Berardi, attenzione, si sovrappone anche Don Sa e può spingere Don Sa e può saltare l'uomo Don Sa che in scivolata voleva fargli male ma non ce la fa perché Don Sa è velocissimo, è fortissimo, è grossissimo e poi la perde e poi però la vuole riguadagnare e poi però non la prende. L'importante è che arrivi ancora Kishna e poi Kishna prova ad andare a Belotti, messo giù Kishna, non c'è fallo, però Kishna tirati su, abbiamo già abbastanza infortunati. E invece si è fatto male davvero anche Kishna, ma io non ci credo. Ma io quanto sono sfigato da uno a sfiga far andare avanti la manovra. Kishna, ancora lui, Belotti, devi fare un movimento. Se no non riusciamo a servirti. E poi, per sbaglio, Belotti! La palla parata da Consigli. Berardi, ancora lui, Berardi, vuole andare. Mimmo Berardi, ancora Berardi, messo giù! Non è rigore! Non è rigore! Berardi di prima a cercare Belotti, poi lo ripropone ancora una volta. Mimmo Berardi che può andare, può avanzare, può correre, può spingere, può portare la palla. Berardi la tiene sempre lui. Ancora Berardi che riesce ad arginare anche il suo ultimo uomo. Berardi, calcio d'angolo, erano troppi. Dentro da Berardi che in qualche modo ci arriva sul pallone. Ancora Berardi, dentro per Belotti che si è inserito. Belotti di prima, il Gallo Belotti! Ancora due gol esattamente uguali. Berardi la recupera e poi la butta dentro. Dove arriva il Gallo che ricorsa, la tocca e di prima in sacca per la doppiata personale del Gallo. Guardate che belli i nostri italiani, i nostri attaccanti. Berardi dentro per Belotti, il 10 per il 9 e tutte e due le volte si esulta con la cresta, calcio al Gallo, 2-0, anzi no, 2-1. Non sa, la recupera e poi c'è Kishne. Adesso è una ripartenza importantissima per Berardi che ha spazio e ce l'ha anche sul mancino. Berardi, il tiro di Berardi, la palla che è ancora lì, Belotti, il palo porta vuota di Belotti. Non ci credo, poteva essere il 3-1 e la tripletta per il Gallo. Bruttissimo fallo. Cartellino giallo meritato per Rugani. E adesso punizione pericolosa per la Lazio. Io però direi di fare un cambio perché la situazione sta iniziando a diventare pericolosa. Quindi mettiamo Berardi dietro a fare il trequartista e mettiamo dentro Niang. Vediamo anche Pellegrini, mettiamo Sensi. Attenzione, Felipe Anderson da lì ci può purgare, ci può aprire assolutamente. Felipe Anderson, il tiro, Felipe Anderson! Il gol su punizione del 2-2. E io sto ancora pensando a quel palo a porta vuota di Belotti. Io ci sto ancora pensando e mi dà fastidio. Come mi dà fastidio prendere gol sulle punizioni perché non ci posso fare niente.
se la tira bene il computer, entra e basta. Donnarumma non la prende. 2-2. La mettiamo a cercare Donsà, che può saltare fortissimo. Donsà, la palla è lì! Ancora il palo una volta di Belotti! Ma che sfiga atroce che c'ha il Gallo in questa partita dopo i due gol! Becca solo i pali Belotti! Cioè, ragazzi, io non ci credo, non ci credo. La palla non ci vuole entrare, non vogliono farcela vincere praticamente questa partita. Sens la recupera e poi non riesce a servire gli attaccanti. E allora dobbiamo stare attenti, perché le ripartenze sono molto pericolose. Berardi, possiamo ripartire. Vai Berardi, c'è Niang che si allarga. E allora noi lo serviamo, proprio in Bayern Niang. Ancora Niang, ancora lui. La tiene, vuole andare da solo Niang. Proprio come il gol che ha fatto l'altra volta, da fenomeno. Niang, sempre lui. Ehi, cade in area, è calcio di rigore. E se lo guadagna proprio Niang, appena entrato. Ci serve. Belotti, prendila, vai per la tripletta. Parte Belotti. Il tiro di Belotti! E il Gallo canta tre volte, proprio come nella Bibbia. La tripletta di Belotti, doppio palo, una porta vuota, uno subisce il calcio d'angolo. Si porta a casa il pallone Belotti. Vuole sempre fare gol lui. Ancora una volta Belotti, con un rigore inguardabile. L'importante è che entri e l'importante è che ci sia scritto Sassuolo 3, Lazio 2. Dobbiamo portare a casa tre punti. Che partita, ragazzi. Io non mi ricordo una partita così al cardiopalma come questa. Forse questa è la partita più emozionante dell'intera carriera con il Sassuolo. Incredibile. Niang adesso deve dare una mano dopo essersi procurato il rigore, che per adesso ci sta facendo vincere la partita. E poi Berardi prova a servire proprio Niang. Ancora Niang dentro a Berardi, che gli ha chiesto l'1-2. E allora Berardi gliela ridà. E allora Niang può ripartire. Ma attenzione, perché è l'82esimo e quindi possiamo anche quasi andare dalla bandierina e prendere un calcio d'angolo. Niang, ancora Niang, sempre Niang. Prova a prendere il pallo Niang con il fisico. Niang prova a metterla dove c'è Sensi, che non ci arriva. La palla torna però ancora una volta tra le parti di Niang e mette la palla lì e ritorna ancora Niang, una calamita. Berardi la stoppa malissimo. Niang sta facendo una partita mostruosa da subentrato, io ve l'ho detto. Niang in forma, è lì vicino a Berardi e a Belotti, fa malissimo. E la riprendiamo noi con Sturaro, e De Sciglio riparte. De Sciglio salta Felipe Anderson, indemoniato De Sciglio, che poi dà anche la palla a Sturaro. E adesso Sturaro è l'uomo più avanzato. Sturaro ancora in area, Sturaro si gira per Belotti, la stoppa, il tiro di Belotti che ne fa 4. Ne fa 4! 4 gol, 2 pali per Andrea Belotti in una sola partita. Incredibile, l'uomo copertina è lui. Si è riposato con la Roma, perché ha detto che la Lazio la vuole tutta per sé. Sturaro e De Sciglio hanno fatto un lavoro incredibile, ma poi la finalizza sempre e solo il Gallo Belotti. 4-2, 3 punti in cassaforte, grazie. Cioè, non ho più parole per descrivere questa partita, non ho parole. Siamo andati in svantaggio dopo 3 minuti e poi ha fatto tutto Belotti, ha fatto tutto lui. Ho perso praticamente il conto del numero di gol che ha fatto Belotti col Sassuolo, ormai una decina quasi. Cioè, ragazzi, non ci credo. Abbiamo perso il capitano per 7 mesi. 7 mesi? 7 mesi sono tantissimo. Cioè, 7 mesi sono tanti, ragazzi. 7 mesi sono lunghi, Allora, siamo in un momento assolutamente positivo, tranne contro la Roma. In campionato siamo andati molto bene, siamo usciti nella Europa League, è vero, abbiamo perso 3-0 contro il Napoli in Coppa Italia, ma questa settimana c'è anche il ritorno. E quindi io non dico che possiamo farcela, ma sicuramente non è ancora finita. 3-0 è difficile come risultato, difficilissimo soprattutto con i giocatori stanchi, ma noi dobbiamo provarci, perché battendo il Napoli si va in finale di Coppa Italia. Battendo il Napoli 3-0, andando ai supplementari, vincendo i rigori. È difficilissimo, ma abbiamo l'obbligo di provarci. Con Niang e Piazza. Mi porto Rashford in panchina perché mi sento che potrebbe fare qualcosa di buono in questa partita. Non so perché ho questo sentore. Me lo porto e andiamo a giocarla. Niang la prende, dentro, per Sensi. Sensi verticalizza a cercare Piazza, che si appoggia subito a Kishna. Attenzione, Kishna è partito. Kishna ha lo spazio. Kishna ha anche l'idea giusta. Palla netta. Kishna dentro per Niang. Cioè, ragazzi, non ci credo. Si è fatto male anche Marco Piazza. Cioè, non posso giocare, no. Devo per forza sostituirlo. Sembra quasi un segno del destino, vero? Sembra quasi fatto apposta. Berardi e Belotti non ce la fanno. Marcus, scaldati. Kishna va a ripartire subito Rashford. Attenzione, Rashford contro Yusai. Rashford ancora in possesso del pallone. Ancora Rashford, sempre Rashford. Yusai lo porta sull'esterno, molto bene. Yusai ancora, e la prende lui. Rashford la perde, strano. Diawara non riesce a prenderla, la riprende però Rashford, ancora Rashford. Va dentro da Niang come gliel'ha data, perché? Perché mai? Niang per Rashford, fammi la magia dell'ultimo secondo del primo tempo. La palla è lì, ancora dentro per Rashford. Hai un'altra possibilità, sempre Rashford, ancora Rashford non riesce
Non ci riesce, non riesce a saltare gli uomini Rashford, non ci riesce. Dentro Rashford cerca subito Niang, il duetto, e poi attenzione perché c'è Rashford in area da solo, Rashford. Vaffanculo. Eri da solo, devi solo far gol. Lugani, fa da torre, arriva lì. Beh, scusate, mi sembra un fallo. Sensi, c'è Rashford che la viene a prendere qui, e poi ancora dentro per Rashford, ancora Rashford, il tiro, Rashford non ci riesce, non ce la può fare. La recupera Sensi, può fare partire Rashford, ancora lui, lo schifo umano, come mi piace chiamarlo. Kishna, dentro per Niang, la palla arriva a Niang il tiro, e lui sa far gol, e qui c'è il primo gol, Rashford, te ne sei mangiati due incredibili, poteva essere qualcosa di assurdo. Niang sa fare gol. Niang riapre una piccola porticina di speranza. E riparte Rashford. E c'è ancora Niang. E allora lo serviamo. Attenzione. Niang in area. Niang. Prova il tiro, Niang. La palla che arriva lì è a porta vuota. C'è Kishna. Ancora lui. Kishna si appoggia a Niang che non ci arriva. Niang non riesce a tirare. Attenzione. Niang prova ad allungare la squadra. L'88esimo. Siamo sotto di due. Sotto di due tantissimo. C'è Rashford lì, libero. Rashford. Ce la puoi fare, non ce la puoi fare, ma va che è incredibile, tu non fai mai gol. La viene a prendere Don Sa, ancora lui, Don Sa, con un numero di magia, Don Sa la mette dietro, Donnarumma, il tiro di Donnarumma, la palla che lì, guardate che cosa è incredibile, ormai fa gol Donnarumma intanto, e poi fa gol Rugani per il 2-0, e Rashford si è mangiato tre gol, uno più facile dell'altro. Sarebbe stata rimonta completata. E invece ci tocca andare a casa per colpa di Rashford. E io l'avevo detto che sarebbe stato decisivo. In negativo però purtroppo. Attenzione ragazzi perché c'è un'ultima possibilità. Potrebbe succedere... Ecco, niente. Potrebbe succedere niente. Finisce 2-0. E ci sto male. Ci sto malissimo. Perché all'andata... Cappella mia che ho messo giù la palla, incredibile. Il gol al 90esimo dell'andata. I tre palloni che si è mangiato Rashford. Niang sei stato splendido e strepitoso, come al solito. Ma Rashford, è la cosa più brutta che possa succedere a un uomo. Infortunio di piazza, deve entrare Rashford e deve fare questo. Ma sono stupido io, sono scemo io. Che l'ho rimesso in rosa, l'ho ripreso in panchina, l'ho fatto giocare una partita così importante e ho sperato che potesse fare gol. Sono scemo io, ve lo dico io. La finale sarà Juventus-Napoli e noi ci siamo andati veramente vicini. Ragazzi, ci siamo andati veramente vicini. Ti sei salvato perché non ho i soldi per terminare il prestito, perché sennò ti rimandavo immediatamente a Manchester. Io non ne posso più di te. Non ne posso più di te. E nella realtà mi piaci tantissimo. Sei un giocatore fenomenale, sei un giocatore fortissimo. Ma in questa carriera hai fatto il flop incredibile. E sono d'accordo con quelli che mi dicono che non lo so usare. È vero, probabilmente non lo so usare. Ma è l'unico attaccante, e ripeto l'unico, che mi ha dato problemi. Perché Berardi ok, Niang ok, Belotti ok, Kishin ok, Piazza ok, addirittura Matri ok. Rashford hai fatto pietà. Come al solito salutiamo l'ultimo like su Instagram, ma sono un pochino demotivato. L'ultimo like è di Roma Magica Totti 10, alias Christian. Ciao Christian, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Siamo usciti dalla Coppa Italia, Belotti ha fatto il fenomeno, Rashford ha fatto schifo, ma ce l'ho messa tutta come al solito. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e non posso fare altro che dirvi che ci vediamo in un prossimo video.